E benvenuti ragazzi tutti quanti in un nuovo video. Che bello, sempre bello avervi qui appassionatamente. E partiamo con la sigla di Radio Pelican. Ok, prova questa prova 1-2-3, prova 1-2-3, perfetto. Ed eccoci qui signori, eccoci qui, appassionatamente signori. Yuhu. Vabbè, fatta che comunque non si riesce a inquadrare. Bene, eccoci qua ragazzi, siamo arrivati al super event qui e quindi adesso inizieremo anche a intraprendere quello che è il vedere e riscoprire anche non solamente anche i prodotti tipici, ma ed è proprio così che noi vogliamo iniziare a fare questo splendido percorso all'insegna del Pala Expo. Come potete ammirare anche lì, potete vedere che ci sono tantissimi punti di vista dove noi riusciamo anche a stare sempre presenti e aggiornati anche con le cose d'oggi e i tempi d'oggi. Quindi ragazzi, poi un'altra cosa molto fondamentale, vedete anche qui dietro alle spalle abbiamo proprio quella che è l'esposizione di tutti gli scooter, di tutte le moto. C'è una roba veramente ragazzi eccezionale, quindi un'esperienza unica e quindi iniziamo a percorrere questo splendido viaggio solo su Radio Pelican. Eccoci qua signori, abbiamo cambiato inquadratura e adesso no perché ho sbagliato tutto. Qui adesso noi stiamo esplorando, potete vedere di là che c'è proprio la Jeep che sta andando. C'è una roba veramente incredibile, come vanno anche a testare veramente la trazione, c'è una roba formidabile. Quindi adesso noi stiamo per vedere proprio di qua, vedete, che si stanno preparando per fare la splendida salita. Però noi dobbiamo anche ricordarci un'altra cosa ragazzi, che c'è anche lo stand qui di Valentin Ostreghetta, eccolo lì, e ovviamente la fa dall'altra parte. Io la fortuna che noi abbiamo è che devo farla dall'altra parte. Vabbè, noi continuiamo perché abbiamo l'infinità anche di cose, di percorsi da riscoprire. Qui su Radio Pelican andiamo avanti! Ed eccoci qui ragazzi, siamo entrati, siamo dentro. Ovviamente c'è un pochino di confusione, però siamo qua. Pronti una volta, possiamo anche mirare anche qua, che abbiamo proprio lo stand che è pronto anche lì. È uno stand fantastico, scusate anche per la tosse, però noi adesso bando alle ciance, andiamo avanti, andiamo a riscoprire altre cose. E quindi eccoci qua a vedere, guardate che splendore, che prodottini veramente da super proprio. E noi niente, andiamo avanti all'insegna proprio di questa scoperta di questi di queste moto super motorizzate, super incredibile ragazzi. Adesso siamo arrivati anche a questo punto magnifico, fantastico, come potete ammirare, guardate anche qua, qui abbiamo proprio le bikers, quindi una roba, prodottini veramente stupende, anche queste, però ovviamente noi andiamo avanti, perché bisogna andare avanti, e quindi per fare tutto ciò ne abbiamo di strada da fare, ne abbiamo l'infinita qua ragazzi, e quindi
andiamo avanti. Alla vostra sinistra potete ammirare anche qui lo splendore anche delle altre moto, ma poi anche al tempo stesso i negozietti, quelli proprio più ricercati, e sono proprio anche questi qui, insomma, che sono tutti gli accessori e anche ricordi, no? Quindi anche con i cappellini, perché alla fine è una cosa molto interessante, molto bella. Però noi ovviamente siamo qui e andiamo avanti in un altro punto di incrocio. Allora, adesso io non mi ricordo che padiglione siamo, siamo il padiglione 3 sicuramente, e noi continuiamo con questo percorso qui, eccolo qua, e anche qui ci sono proprio la storia alla fine di queste moto, proprio veramente una cosa incredibile, signori. E adesso andiamo a vedere, guardate anche qua, il pezzo, quello più strongest, è proprio questa, l'Harley Davidson, veramente anche questa. Che ricordi anche del passato, proprio fare un tuffo, ecco, quello che è la voglia anche di montare, la voglia di montare, voglio dire, però quindi prova 2 3 2 1, vai. Allora, allora cosa? Qui per andare ad assistere un po' il mondo anche tempo stesso delle moto proprio Benelli, e quindi anche qui abbiamo l'imbarazzo anche proprio della scelta di che tipologia di mezzo vada bene, però noi ci affidiamo comunque alla buona voglia anche di fare appassionatamente solo con Radio Pelican. Vai! Adesso vi vedere anche insieme questo prodottino, ragazzi, che guardate qui alle mie spalle, veramente un bestione, il Land Rover. Che storia, ragazzi, che storia, i tempi d'oggi, veramente sono cambiate tantissime le cose, ovviamente adesso noi siamo i tempi d'oggi modernizzati. Lì è una super fan, veramente eccezionale, perché il prodottino è eccezionale, a dire poco. Che storia anche queste tipologie di veicoli, perché hai la possibilità di fare veramente tantissime cose. E poi hanno scritto anche la storia, anche tempo stesso, e che dire, stupende. Ciao a tutti, sono Antonio Tosi della ditta Tosi, siamo ormai espositori da Motorbike Expo da molti anni, e io mi leverei la mascherina così mi sentite anche meglio. Noi ci occupiamo di tutto quello che serve al gommista per lavorare, alla stazione servizio e a tutti gli appassionati di moto. Vendiamo solo in fiera a chi è veramente appassionato di moto, e abbiamo tutte delle attrezzature che possono aiutarlo nella lavorazione. La cosa più simpatica che abbiamo per il motociclista, per non rimanere per strada, è il kit per riparare le forature, che ora vi presenterà il nostro Emanuele. Ecco il nostro kit, che Antonio ci ha anticipato prima, vi permette di riparare la gomma per strada in modo definitivo. Questo è il kit che noi vendiamo in fiera, e all'interno del kit troveremo 3 bombolette d'aria, perché serve la prima operazione da fare per fare questo tipo di riparazione qui, gonfiare il pneumatico. Quindi prendiamo una delle 3 bombolette, la avvitiamo al raccordo a 90 gradi, la avvitiamo fino in fondo e come vedete non esce aria. Andiamo alla nostra valvola, avvitiamo alla valvola del nostro cerchio, allentiamo leggermente e gonfiamo la gomma. Una volta gonfiato il pneumatico, tiriamo fuori sempre dal kit l'attrezzo per inserire il cordone all'interno del pneumatico. Inseriamo il nostro cordone all'interno dell'asola del lago, abbiamo, questo è il nostro chiodo, sfiliamo il nostro chiodo e inseriamo il cordone facendo questo movimento qui per facilitare l'ingresso all'interno del pneumatico. Lo spingiamo fino in fondo, mezzo giro, tiriamo indietro velocemente e la gomma è già riparata. Ricontrolliamo la pressione, man mano che la gomma gira, scalda, si autovulcanizza diventando corpo unico con la gomma, quindi non avete più problemi né di percorrenza né di velocità. Ciao! Motorbike Expo 2021, anche se i tempi non lo permettono, hanno voluto comunque rischiare e sembra che tutto stia funzionando al meglio. Moto ci sono, macchine ne ho viste altrettante, elettriche, cose innovative, poi abbiamo anche dei super espositori a livello di tecnologia e innovazione, non mancano le moto, non mancano le signorine, cosa dire, finalmente si può ripartire con quello che è il mondo degli eventi e dello spettacolo. Possiamo mettere anche un po' di cultura all'interno di questo.
speriamo di che questo sia l'inizio ufficiale di una ripartenza per gli eventi e poterci riabbracciare e ristringere le mani mentre ci conosciamo in giro. Un saluto da Henry Favre dal Motorbike Expo. Va bene, speriamo che vada. Mannaggia. In attesa di autorizzazione. Sì, sì, va bene. Ciccia bagigia. Rimuovere carta di credito. Ecco. Grazie. Eccoci qui, arrivati finalmente a casa. Bello, 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 ragazzi. Mi sono divertito un casino. Io veramente vi ringrazio di cuore per avermi seguito, aver visto questa super splendida avventura, l'insegna anche te stesso di apprezzare anche le piccolezze, le piccole cose, ragazzi. E quindi io vi ringrazio. E ragazzi, vedete Radio Pelica, di cosa stiamo parlando, ragazzi? Dai, ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. Non dimenticatevi di attivare la campanellina. E noi ci vediamo in un prossimo esperienziale. Tutto dipende da voi, ragazzi. Quindi un bacione. Ah, dimenticavo, se c'è qualche sponsor, qualcuno che può, in modo tale che Radio Pelican può girare e divertirsi insieme a voi, qualche sponsor.